Figurati se adesso non arrivava il mondo. Buongiorno a tutti i carissimi amici di HP Girl Biker. Questo è un periodo nel quale io mi sento un tantinello polemica. E infatti, girando un po' per YouTube Italia, cioè tutto ciò che non riguarda il motovlogging, diciamo, ho notato che è pieno di dissing. E anche per quanto riguarda il motovlogging in sé, ho notato che ci sono un mucchio di haters, la maggior parte dei quali penso che abbiano all'incirca 12-13 anni, perché non sono in grado di crearsi un canale tutto loro e allora vengono a spammare odio sotto il canale mio, come può essere il canale di Zeta Biker Girl, come può essere il canale di Edoardo Iannone, per fare un nome grande grande, o di qualsiasi altro motovlogger comunque. Perché frenano così? Boh, oggi sono tutti imbranati a guidare. Comunque, per quel che mi riguarda, vi posso dire che i buoni canali di hating, quelli che praticamente non fanno altro che spammare appunto odio, brutte frasi e brutte parole dalla mattina alla sera, personalmente me li mangio a colazione pigliandoli per il culo tutto il tempo. Perché? Perché io comunque sono su YouTube Italia, non con questo canale ma con altro, da ormai 7 lunghi anni, direi di sì. Di conseguenza so più o meno come vanno le cose, come va l'hating e tutte queste altre rotture di pava. Quindi obiettivamente, anche se mi riempite qui sotto il canale di commenti negativi, non me ne frega un tubo, io continuerò a guidare esattamente come voglio, anche se, cioè voglio dire, se vi piacciono i canali dove ci sono quelli che coinno i motard che si fanno le penne continuamente, andate a vedere il canale di motard che si fa le penne continuamente. Perché venite a insultare me sotto i miei video che io guido normalmente, tra virgolette, perché ognuno guida come vuole. Cioè, se vi piacciono quelli che corrono, andatevi a vedere i video di quelli che corrono. Perché dovete venire a dire a me che io non corro? Che cazzo me ne frega? A me, intendo. A voi magari ve ne frega anche qualcosa, perché vi piacerebbe vedere il mio Duke 390 correre come un disperato, ma io sinceramente via delle multe non c'ho voglia. Sicuramente la tirerò questa moto, perché ho voglia, perché me la sento, ma in questo momento voglio più che altro farvi vedere panorami e voglio godermi la mia moto nuova, perché comunque ci ho fatto 500 km, non è che ce ne ho fatti chissà quanti. Quindi voglio prima di tutto essere abituata bene alla moto, conoscere bene la moto, conoscere bene le mie scarpe. Che figata questa macchina, quella moto a tre ruote, vabbè, qualunque cosa sia, non so come si può classificare. Comunque, come dicevo, l'hating vi posso assicurare che sul mio canale non vi porta nulla. Purtroppo non so quanto potrà durare la batteria della GoPro, perché sta un po' muerta, ho visto prima. Quindi al limite, vabbè, vi faccio i saluti iscritti. Comunque, parlando di giro, so che gli ultimi tre video non sono stati nulla di particolare. So che non ho tirato la moto, so che non ho fatto niente di
di strano, ma sto preparando un video di presentazione un po' della moto in sé. Perché sì, vi ho fatto vedere il giorno che l'ho ritirata, ma non vi ho fatto vedere il sound, il pure sound, non ve l'ho fatto sentire, anche perché con la GoPro, per quanto non credo che sia chissà quale cosa bella. Quindi voglio filmarvelo con un microfono, un signor microfono della Rode, il Video Mic Pro, ma per farlo devo avere tutta l'attrezzatura giù e dovevo avere anche la moto di fuori. Vi farò vedere anche i vari optional che ho su, vi dirò quali avevo su prima, insomma sarà un video proprio presentazione bello di questo 390, perché secondo me merita una bella presentazione, ecco. Non so quando uscirà, ve lo dico, non è detto che esca subito consecutivamente a questi video, però sicuramente non passerà molto tempo prima che esca. In realtà ero venuta da questa parte proprio perché speravo che non ci fossero tante macchine, perché magari se ne stavano a Rivanazzano dove c'è il Drag Race lì, cazzo è, per poter dare appunto una tiratina alla moto, ma niente, mi va sempre male, le mie idee sono sempre quelle più sfigate e quindi dobbiamo accontentarci di un giretto sul 390 che mi piace sempre di più, e con queste scarpe mi sento anche decisamente più sicura, più tranquilla, più energica anche, perché mi sembra di toccarci meglio. Beh, comunque cominciano le sagre di paese, ragazzi. Ragion per cui è probabile che la settimana prossima io vi porti a una sagra di paese da vedere un po' così. O qualche raduno, perché adesso ci sono tanti raduni di moto, ho notato in questa zona. Quindi preparatevi perché ne vedremo delle belle nelle prossime settimane. Facilitano molto il superamento di altre auto. Cosa buona e giusta. È stato un attimo di adrenalina pura. È stato bellissimo. Peccato che adesso devo andare piano perché devo uscire qui avanti. Va bene ragazzi, io penso che la GoPro stia morendo. Spero che questa ultima tiratina finale vi sia piaciuta. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Se vi è piaciuta la tiratina lasciatemi un like, se non vi è piaciuta lasciatemi un like lo stesso, perché io mi ci sto impegnando per rendervi felici. E un saluto da Capicchior Biker, che ha tanta voglia di tirare la moto. E